Quando parliamo di sofferenza, per andare al nocciolo, è necessario operare una distinzione fondamentale tra la sofferenza inevitabile o necessaria e la sofferenza che invece noi possiamo evitare. Evitabile, non necessaria. Usare un termine ben conosciuto oggi, la chiamiamo sofferenza nevrotica. Qual è la differenza tra le due? Beh, lo dice il termine stesso, questa non è eliminabile. Muore una persona, i suoi parenti soffrono. Se muore il figlio, la madre soffre, il padre soffre, le persone che amavano questo ragazzo soffrono. È una sofferenza evitabile, una grave malattia, un incidente, la perdita di un sogno. Insomma. L'essere umano per queste cose soffre. Ma la sofferenza necessaria, oggi possiamo dire, con relativa sicurezza, che sta alla sofferenza non necessaria, cioè quella evitabile, quella che costruiamo noi, il rapporto realistico è 1-10, ovvero 10% questa è 90%. Ciò significa che noi possiamo imparare a sciogliere il 90% della nostra sofferenza, che se ne va, cioè perché non ha ragione d'essere, cioè è costruita da noi, cioè in altri termini sarebbe come se io mi mettessi un paio di scarpe strette e mi fanno male cane. E io andassi in giro e bestemmiassi e mi imprecassi a destra e a sinistra e mi lamentassi, ma dove me le sono messe io?